Commentiamo il capitolo 994 di One Piece. Io sono Toschi, questo è OnePiece.it e bentornati in un nuovo video. Allora, prima cosa, sono finite le mini avventure di Capone. Finalmente, non ne potevamo più. Queste mini avventure sembravano essere iniziate benissimo, ma poi sono andate avanti un po' di cacca fino al momento più brutto, più proprio di merda delle mini avventure, ovvero il ritorno di Pound, quando abbiamo scoperto che Pound era ancora vivo. Vabbè, ci passiamo su, sono finite, finalmente ce ne siamo liberati, ci siamo svuotati, abbiamo rilasciato qualche Pound svuotandoci e possiamo andare avanti. Ora ci saranno sicuramente un po' di cover a richiesta e poi partiremo con un nuovo personaggio, con una nuova mini avventura dedicata a qualche altro personaggio che non vediamo da un po'. Io scommetto su Cesar, voi su cosa scommettete? Ditemelo nei commenti. Però adesso andiamo avanti alle cose più interessanti. Il capitolo 994 è molto divertente secondo me. Si sposta su, possiamo dire, quattro situazioni, ovvero la prima sul tetto, dove vediamo Kiku era rimasto senza un braccio, no? Ricoverato, possiamo dire, salvato da Kinemon e Izzo. E che ritorna quindi a combattere, ritorna nelle possibilità di continuare lo scontro. E ovviamente, ragazzi, io non mi aspettavo che fosse messa fuori gioco, sarebbe stato molto più divertente se ci fossimo liberati già di un fodero rosso, però Oda tende a non togliere di mezzo così presto i personaggi, però già il fatto che la scena sia stata molto cruda e che Kiku abbia perso un braccio non mi è dispiaciuto, quindi bene così. Kaido torna nella forma, possiamo dire, normale, quella umana, e probabilmente è anche più forte in questa forma normale, perché ha iniziato il combattimento come un drago, adesso quando decide di fare sul serio si trasforma nella sua forma normale e adesso saranno cazzi per i foderi rossi perché naturalmente ci sarà il contrattacco di Kaido e nel giro di qualche capitolo i foderi rossi saranno tutti sconfitti, tutti, non ne avanzerà manco uno. Bello il discorso di Kaido sulla morte che rappresenta un qualcosa che va a completare l'uomo e che è la verità, perché a prescindere da una questione del tutto biologica e completa, quello che è il ciclo vitale, la morte va a glorificare molte volte, no? Personaggi come Barba Bianca, come Roger, sono stati glorificati dalla loro morte, anche Oden stesso. E quindi lui ammira tantissimo i samurai perché non hanno paura della morte e non avendo paura della morte probabilmente vanno sempre incontro a quella che è una morte gloriosa, no? Da ricordare. E quindi dice, guardate, è giunto il momento, non per me. Io forse nel capitolo scorso pure aveva parlato di morte, aveva detto poteva essere giunto il mio momento di morire, però voi non siete Oden, quindi non siete in grado di uccidermi, quindi adesso è giunto il vostro momento, sarò io a uccidere voi perché io ho la forza di farlo. Vedremo, probabilmente non li ucciderà, ma li metterà tutti KO. Quindi bello Kaido che parla di morte così. C'è da dire che comunque era un personaggio che da sempre è legato a questo concetto di morte, perché sappiamo che lui tenta il suicidio, no? Quindi la morte, la ricerca, è solo che sta aspettando probabilmente un personaggio molto forte che riesca ad accontentarlo. E chissà quindi che il finale di questa saga non possa essere appunto una dipartita di Kaido. Sarebbe un po' una novità in One Piece per quanto riguarda i villain della saga, no? Vedere un villain sconfitto e morto. Solitamente si salvano, vengono imprigionati, scappano, tutte queste cose qui, però non vediamo mai una vera e propria morte di un villain. Questa sarebbe una novità e io ne sarei molto contento, anche perché Kaido è un personaggio ingestibile, no? Non è facilmente gestibile. Se resta in vita, dove va? Lo vediamo a Impel Down. Voi ci vedete bene Kaido Impel Down? Cioè, Kaido probabilmente nessuno riuscirebbe a catturarlo, a mantenerlo fermo ad Impel Down. Quindi la morte potrebbe essere una buona soluzione per liberarci di questo personaggio. È un buon finale anche per quella che è la caratterizzazione del personaggio, di cui aspettiamo comunque un flashback, perché secondo me un flashback fatto per bene potrebbe portare Kaido ad essere veramente ricordato come un personaggio molto particolare, ma fatto bene, con un flashback fatto come si deve, perché io aspetto solo quello. Poi, veniamo, scena successiva,
Vediamo la situazione di Queen, no, di Ruffy prima, vediamo Ruffy e gli altri, vediamo Sanji che con Jinbe e con Ruffy stanno combattendo e lì appare quello che è il personaggio più bello di One Piece, ovvero Fortrix. Fortrix ha avuto una caratterizzazione assurda, in una tavola, tutti e due, anche Hamlet è bello, ma Fortrix, ragazzi, questo è uno smile che ha la faccia nel culo di una gallina. Questa è la cosa più bella che sia mai successa in One Piece. La faccia nel culo di una gallina. E durante la reaction che facciamo ogni settimana quando leggiamo il capitolo online su Twitch, ci siamo chiesti, ma come fa la cacca questo personaggio? Davvero Rufy? Cioè, Rufy si chiederebbe la stessa cosa, ma tu la fai la cacca? Immagina chiedere a Fortrix, ma voi come la fai la cacca? Cioè, due facce e non c'hai un sederino. C'è il culetto, non ce l'hai, come fai? Cioè, mangi da una parte, fai la cacca dall'altra, mangi dall'altra, fai la cacca. Cioè, è un po'. Immaginerete se state mangiando in questo momento, mi dispiace, però sapete che non è bello immaginarsi la scena. Comunque, Fortrix, bel personaggio, i due vengono stesi subito. Jinbe e Sanji stanno facendo un po' da spalle a Ruffy e c'è questa scalata, perché ogni volta c'è una scalata che deve portare poi Rufy a scontrarsi contro il cattivo finale e alla fine sappiamo che Rufy arriverà là, i Foderossi saranno sconfitti e ci sarà questo scontro con Kaido che non vediamo l'ora di vedere. Secondo me ci arriva per il capitolo 1000. Poi, situazione di Queen. Queen ha avvelenato un po' tutti e quindi questo veleno porta alla morte in un'ora. Lui si sta divertendo. Queen è crudele. Masochista, non lo so, crudele, è cattivo Queen, però quel cattivo con quella follia che ci piace, è un folle, è un pazzo. E quindi è bello vedere dai via questo gioco di Queen in cui dà l'antidoto ad Apu e gli dice: tu scappa, è un suo compagno Apu tra l'altro, tu scappa, se in un'ora riesci a tenere l'antidoto per te, ti salverai e tutti gli altri, quelli contagiati, moriranno. Se invece tu lasci andare l'antidoto, ti ucciderò io, gli dice Queen. Quindi Apu è costretto a fuggire e tutti adesso inseguono Apu. E la cosa divertente è che questi, divertente adesso, cioè la cosa satira, è che questi che inseguono Apu devono anche scontrarsi tra loro, perché ovviamente se i cattivi, quelli di Orochi e di Kaido, prendono l'antidoto, non è che lo danno ai samurai. No, si curano loro e non lo danno ai samurai. Poi ce n'è poco di antidoto, quindi ognuno magari lo vuole per sé. Magari l'antidoto può risolvere il problema di poche persone. Solo se l'antidoto dovesse finire nelle mani di Chopper, ci sarebbe la possibilità, come confermato dal dottore di Mugiwara stesso, di duplicare questo antidoto in più quantità e quindi poterlo dare anche agli altri, a tutti gli altri. Siamo sicuri che Chopper andrebbe poi a salvare sia samurai che nemici senza farsi troppi problemi. E Chopper manda Zoro a rincorrere Apu. Quindi ci sarà uno scontro Zoro versus Apu? E visto che Zoro sembra restare lì dove c'è Queen, alla fine questo antidoto potrebbe tornare nelle mani di Queen e quindi magari ci sarà lo scontro Queen contro Zoro. Tra l'altro c'è un altro conto alla rovescia, perché dicevamo questo antidoto serve per salvare le persone che sono state contagiate, che entro un'ora moriranno. E c'è un conto alla rovescia che ritorna un po' in tutte le saghe. Ora non sappiamo se questo sarà il conto alla rovescia di questa saga, sembra un po' una cosa non proprio importante. Sì, forse se dovesse essere contagiato anche qualche personaggio più importante, potrebbe essere una cosa importante, e quindi questo potrebbe essere il conto alla rovescia della saga. Però il conto alla rovescia questa volta non riguarderebbe il cattivo finale, ovvero magari Kaido come con Doflamingo, che dovevi sconfiggere Doflamingo per togliere la gabbia per gli uccelli, ma un subordinato di Kaido, quindi qualcuno magari deve sconfiggere Queen o Apu per prendere l'antidoto. E vedremo come andrà. Ultima situazione, quella di Yamato, personaggio che per ora è apparso a sprazzi, ma che è molto bello, sia graficamente, secondo me, pure i colori che abbiamo visto in una delle copertine di Weekly Shonen Jump, con questi capelli bianchi, molto bello. Ed è un personaggio molto particolare. E guardate, ragazzi, io sono sempre stato per il
Non voglio altri membri all'interno della ciurma. Dopo Jinbe per me sono a posto. Yamato mi sta facendo titubare un bel po', perché secondo me è un personaggio molto positivo. Abbiamo visto anche le gag con Rufy. E non mi dispiacerebbe se nella parte finale del viaggio ci fosse anche Yamato, lui, lei, come volete dire, all'interno della ciurma dei Mugiwara. Quindi Yamato è un personaggio molto positivo. E tra l'altro, in questo capitolo, è un personaggio molto bello. Sconfigge uno degli avversari di Sasaki, dei subordinati di Sasaki, e fa quel discorso finale dicendo: io mi chiamo Yamato, il mio vero nome è Yamato, e io sono pronto a morire per te. Quindi si dimostra un vero seguace del clan Kozuki, e Momonosuke era in pericolo, però ora dalla sua parte si ritrova la figlia di Kaido, che ha una forza straordinaria e quindi ha un grande alleato. E vediamo, sono curioso di vedere come proseguirà un po' il rapporto tra Momonosuke e Yamato, cos'altro si diranno, vedremo nel prossimo capitolo cosa succederà. Ci sarà una pausa, quindi se ne parla tra 2 settimane. E tra l'altro, prima di chiudere, volevo sottolineare il fatto che comunque è strano, non strano, quando nel mondo siamo circondati da una pandemia, ci sono questi riferimenti con Queen, no? Del fatto che comunque tutti possono essere contagiati e nessuno può magari toccare gli altri, no? Bisogna restare a distanza. Il fatto che si faccia riferimento che possono essere contagiati dei subordinati, degli amici, dei superiori, no? E che allo stesso momento magari c'è la scena dei due fratelli, se non sbaglio sono fratelli, comunque dei due compagni, ci siamo entrati in questa ciurma insieme, adesso cosa stai facendo? E quindi vedi che si crea quella distanza anche tra magari persone vicine. Questa pandemia, questo virus in quel caso, crea questa distanza. E quindi è bello vedere come Oda abbia infilato all'interno di questi capitoli, che sono comunque stati disegnati in questo periodo, anche dei riferimenti alla situazione che stiamo vivendo, con magari persone che in situazioni dolorose o in brutte situazioni non possono stare vicine perché sono costrette dal virus a stare lontane. Io mi fermo qui e vi do appuntamento la settimana prossima, a lunedì sera prima di tutto, su Twitch alle 21 con l'irreverendo, facciamo il testa a testa e ci facciamo una bella chiacchierata su questo capitolo, vediamo pure le idee del reverendo e rispondiamo a tutte le domande perché, come dice lui, le nostre live sono fancentriche, voi chiedete, noi rispondiamo. Ciao ragazzi e ci vediamo la prossima settimana.